A questo punto dalla regia ci impongono di stringere. Io prima non l'ho fatto, non mi sono presentato come cognome, sono anch'io un candidato, ma mi do come intervento quello che fa nell'apertura. Dico semplicemente chi sono per quelli due, tre che non conosco di persona. È meglio coprire tutto l'elettorato. No, io mi chiamo Pierluigi Tavecchio, sono un insegnante. Ho 62 anni, questo è il mio ultimo anno di servizio, andrò in pensione a settembre Se non 2023. cambiano la legge. Ho le mani sotto il tavolo, per cui voi non avete visto, no? Il motivo per cui mi candido, la butto proprio in modo brutale. Io mi candido per l'Unione Popolare, credo in questo progetto. Perché se non ci fosse l'Unione Popolare a questo turno, a questo giro, probabilmente sarei finito ad ingrossare la truppa degli astenuti. Perché davvero, guardandomi intorno, non trovo neanche un minimo appiglio, non ho mai creduto nella logica del meno peggio, perché la logica del meno peggio è il peggio. E non ho mai creduto neanche nella logica del danno minore, per cui vediamo un po' qual è la cosa. Sono contento che ci sia un'Unione Popolare, perché altrimenti avrei fatto una cosa che non ho mai fatto in vita mia, che è quella di rinunciare a un diritto che è di tutti, di votare. Quindi vi invito davvero a votare per l'Unione Popolare, prendere materiale, raccogliere. Stiamo sperimentando in queste ore, queste settimane, anche modalità che ci insegnano a quelli vecchi come me della politica, che facciamo politica da quando eravamo ragazzini. Davvero, questa è una campagna elettorale, passatemi il termine, bastarda. Bastarda nel senso che è difficile da interpretare, con dei tempi, lo dicevo prima, mai sentiti in precedenza. E che però ci fa aprire gli occhi sul modo con il quale si può interagire, parlare con le persone, e ci fa diventare un po' creativi, perché visti i tempi straordinariamente brevi bisogna anche inventarsi soluzioni. Noi ci siamo inventati persino i santini da Facebook, no? Non andare in giro, cosa che 15 anni fa non avremmo certo fatto. Bene. Do adesso la parola per un intervento di carattere generale alla persona più adatta a fare questo lavoro, che è Simona Suriano, che è parlamentare del gruppo Manifesta. Il gruppo Manifesta, è stato accennato prima da qualcuno, è una delle componenti, insieme ad EMA, insieme alla Rifondazione Comunista, insieme al Potere del Popolo, che ha reso possibile questa necessaria alternativa elettorale, che è appunto. E che non è solo un'alternativa elettorale, ma è un progetto politico che vogliamo che sia di lunga durata.